I sintomi possono essere dolori toracici oppure una sensazione di affanno, di mancanza d'aria in seguito a sforzi fisici ordinari, ma anche non ordinari. Soprattutto diventa importante quando un soggetto si rende conto che quello stesso tipo di sforzo, tipo salire una rampa di scale, due rampe di scale, che prima venivano effettuati con una certa facilità, adesso risultano più faticosi oppure si nota la comparsa di affanno, di mancanza d'aria che noi tecnicamente chiamiamo dispnea. Allora, in questo caso, una rivalutazione con gli esami che abbiamo detto diventa importante. Una corretta prevenzione può evitare o ritardare la comparsa di eventi cardiologici avversi, il cosiddetto infarto del miocardio, ma possono essere anche un edema polmonare acuto, oppure accidenti cardiocerebrovascolari che possono coinvolgere, per esempio, anche il cervello, quindi portare, per esempio, ad ictus.